Sì. Buonasera a voi. Ha sentito cosa diceva Pietro Senaldi? Sì, volevo chiederle se mi può mandare la clip, che così domani provvediamo a querelarlo. Querelato Senaldi, perché? Vabbè. Mi piace l'applauso, complimenti. Allora, complimenti. Spiega Salis e poi risponde Senaldi. Perché io vuole vorrei querelare? Sapere che cosa ci guadagnano quelle persone lì a diffamare mia figlia. Ah, io non ho diffamato nessuno. Voti. Io non mi candido e non ho diffamato nessuno. Ma cosa ci guadagna concretamente? Ce lo dica, cosa guadagna? No, io non è che guadagno nulla, io sono convinto. Quindi della lo fa gratuitamente? Cioè lei praticamente... Certo, però mi paga, perdoni, così. Lasci replicare Senaldi e poi chi mi risponderà paga? Il governo ungherese, secondo lei, mi dica. No, lo so, ma se lo fa gratuitamente mi si deve lei. Domandare se lei eticamente è una persona che ha senso nell'umanità. Bene, quindi se non ti dispiace la clip anche per me... Vabbè, faccio doppia copia. Allora, detto questo... Andiamo nei contenuti. Io comprendo che lui sia in difficoltà per sua figlia. Questo però non significa che il governo italiano abbia delle responsabilità su quello che è successo a sua figlia. Primo. Le sta divagando. No, le sta divagando. È questo. Lei ha detto che mia figlia ha spaccato la testa a qualcuno. Grave. È una diffamazione, Ungheria. Senaldi, se ne convinca. Qual è la diffamazione? Lei ha detto una roba che è sbagliata, che non è vera, diffamando una persona. Ecco, ora ha detto è accusata, diciamo, in qualche modo si è rimangiato. No, io ho sempre detto accusata. Ora non ho il VAR, non ho il rewind, diciamo, fermiamoci così. Ma non è neppure accusata. Ecco, di cosa è accusata? Non è accusata, perché...